Buongiorno amici del Cannocchiale Letterario da Silvia Alonso e da Alessandro Quasi di Carpà. La nostra ospite di oggi, ho piacere di presentarvi una scrittrice di fantasy il cui pseudonimo è Milagros Benavides, un nome spagnoleggiante, e la sua opera si chiama Muia, tornare da Erode. È un fantasy molto particolare che a me è piaciuto particolarmente perché ha degli elementi originali. Non ci si rifà a un passato mitico e a delle tradizioni tradizionalmente celtiche, come normalmente nei fantasy o medioevo, un po' fuori dal tempo, ma c'è qualcosa di veramente originale e molto valido. C'è una mitologia legata alle civiltà precolombiane e amerindie, in particolare Aztechi e Maya, di cui parleremo più approfonditamente nel corso di questa puntata. Do il benvenuto alla nostra Milagros Benavides, ben arrivata. Grazie, buonasera a te, buonasera anche ad Alessandro e grazie ancora davvero di essere qui con voi. E passo la parola ad Alessandro per la prima domanda. Sì, beh, allora, questo bel libro di cui parliamo quest'oggi è un fantasy. Un libro che prende un po' tanto Silvia che me un po' fuori dal nostro dalla nostra comfort zone, ma che ho avuto il piacere di presentarle perché è un libro che a mio avviso sfata tanti miti sul fantasy e sul self-publishing, come potremmo parlarne in questa nostra puntata. La mia prima domanda è proprio sulla copertina e anzi sulla parte qua in alto, ossia sul tuo nome, Patrizia. Perché la scelta di uno pseudonimo e perché questo pseudonimo, in particolare? Allora, lo pseudonimo è uno pseudonimo, come Silvia ha già sottolineato, spagnoleggiante, no? Milagros P, una misteriosa P puntata, Benavides, che anche suona un po' beneaugurale, Milagros, Benavides. Ma in realtà nasce dal fatto che io ho vissuto in Perù. È un paese che mi ha assolutamente rapito e affascinato, e la storia è ambientata in parte nel Perù che conosciamo e in parte in un mondo assolutamente fantastico, ma che deve tantissimo al Perù ancestrale, però quello per incaico, per i miti, le leggende, i luoghi. Faccio un esempio per tutti: Caral, no? Caral è un sito archeologico che si trova a nord di Lima, ma un luogo pazzesco, veramente una roba con ziggurat, costruzioni che non si sa bene a cosa servissero, nel deserto, quindi con dei colori anche incredibili, patrimonio dell'umanità, quindi anche perché è considerato la città più antica delle Americhe ad oggi. Beh, però nello stesso tempo non si sa che cosa fosse, cioè in realtà non si sa nemmeno se fosse veramente una città o un luogo di culto enorme. Non si sa perché a un certo punto la gente lo abbia improvvisamente abbandonato. Inoltre, quel luogo un tempo era lussureggiante, oggi è un deserto. Come vedete, ci sono tutti gli elementi per far scatenare la fantasia, ed ecco che Caral, la Caral del Perù è diventata la capitale del regno del principe Zahiri. Quindi c'è questo passaggio ed è lì, no, la ragione di questo nome, di questo pseudonimo. C'è anche un'altra ragione, però un po' più personale. Il romanzo nasce da un'idea che è cresciuta insieme ad una cara amica assolutamente esperta di fantasy, Sandra Mori. Quindi ci è sembrato giusto a un certo punto unire le nostre differenti competenze, i nostri rapporti diversi in un unico nome, appunto, Milagros P. Ah, Benavides. ok. La P me la tengo per la fine. Ho capito. Bene.
Quindi civiltà, precisiamo subito, quindi le tradizioni che tu metti a piene mani in questo bellissimo fantasy sono le tradizioni andine, delle popolazioni andine, quindi siamo nel Perù, civiltà assolutamente ricche di conoscenza, di mistero che sono giunti a noi, ma che non abbiamo ancora del tutto, diciamo, se mi permetto, codificato o comunque ancora letto nella loro pienezza. Io conosco leggermente meglio la civiltà Maya perché mi piace molto il calendario Maya e ultimamente se ne sta riscoprendo la ricchezza e soprattutto il valore polisemantico e i diversi piani di lettura. È proprio questo che è la ricchezza del tuo romanzo, che è ricco sotto più profili, però si distingue nettamente da quello che è già in circolazione, proprio per quest'idea vincente di legare il fantasy a delle tradizioni, quelle delle civiltà precolombiane, che hanno dei punti in comune per quello che ho studiato, che io so, si possono riallacciare perché sono civiltà legate al sole, da cui anche il mito del serpente piumato, correggimi se sbaglio, mentre ad esempio la Cina ha il drago come animale totemico, ma anche come simbolo, come mito, come simbolo di forza. Il serpente piumato si può dire che può essere in qualche modo, molto in maniera lontana, associato perché ha un significato anche escatologico, cioè di salvezza. Ed è Certo. legato, sono legati al sole, sono civiltà legate al sole, in qualche modo ci sono stati dei collegamenti che li collegano anche con l'antico Egitto. Però soprassediamo su questo aspetto un po', che non sono un'esperta di tutto, mi piace molto questa materia, la sto approfondendo perché comunque si ricollega un po' all'esoterismo, sono simboli molto forti da cui noi tutti veniamo. E tu parli proprio di questi animali fantastici. A me ha colpito molto questo enorme uccello. Dimmi tu il termine tecnico. È un uccello su cui il protagonista Tuta, vola. Esatto. si sente all'inizio il tuta, sì, Esatto. non ma mi guarda, viene. ti volevo dire che in effetti l'idea del serpente, e anche in Perù, Amaru è il serpente, il sacro, che è collegato con la creazione, quindi è molto forte questa immagine, no, del Immagino. serpente che sulle scaglie del corpo porta segreti, simboli, è molto forte anche in Perù. È tutto collegato ovviamente in Perù il sole, come hai detto tu Il giustamente. sole, ecco. Ecco perché la forza è una forza di contenuti fortemente innovativi proprio dal punto di vista degli animali mitologici che tu introduci, e poi siamo invece nel solco della tradizione quando si parla della struttura del romanzo, la tipica struttura del viaggio dell'eroe. Infatti, il tuo protagonista è un eroe, lo possiamo chiamare mezzo sangue? Come vuoi? Sì, come vuoi? Perché lui è figlio di una principessa che poi muore, giusto? Ma non devi spoilerare. Beh, è solo l'inizio, proprio l'incipit si può spoilerare. Vabbè, principessa, che in realtà poi si scoprirà essere qualcos'altro, non voglio dire Ok. niente, insomma, è un personaggio particolare. Però dici, Patrizia, un romanzo così. Come diceva Silvia, così con tanta simbologia, con queste radici che vanno nell'archeologia e poi da lì vanno in una pre-archeologia anche, no? Perché sappiamo che tutto il mondo, tutte le civiltà precolombiane, ci sono tante teorie sul fatto che abbiano origini extraterrestri, quindi da lì Certo. addirittura un altro mondo, eccetera. Quanto c'è di pianificato in un libro così? Perché uno quando a leggerlo, io almeno sono impressionato perché vai veramente molto nei dettagli, hai una descrizione, addirittura ti inventi dei sistemi metrici nuovi, cioè, quanto c'è di pianificato, di previsto prima, e quanto invece c'è di lasciarsi andare, prendersi dall'inventiva mentre si scrive? Allora,
Va bene, innanzitutto io ringrazio per questi complimenti che mi arrivano. Uno poi guarda sempre i difetti e fa sempre tanto piacere sentire che qualcosa di buono è arrivato. Quanto pianificato? Beh, insomma, non tutto pianificato, però poi approfondendo il lavoro su questi miti, leggende, mi sono imbattuta in civiltà come la civiltà Aymara o la civiltà Quechua, che sono quelle pre-incaiche del Perù, quindi proprio ancestrali, quelle da cui nasce la civiltà vera amerinda, quella proprio delle Americhe prima ancora che si chiamassero così, e lì ho trovato nomi, luoghi. Come dire, filosofie di vita da cui c'era da prendere già lì tutto fatto, tutto pronto. Allora, Alessandro, che cosa è successo? È scattato in me un bisogno, guarda, dentro un fantasy sembra strano, però proprio il bisogno di dare concretezza a questo mondo e l'idioma, no? Il linguaggio dà concretezza. Quindi, come dire, faccio un esempio per farmi capire, quando si parla di leggende celtiche o di miti greci, o di altre leggende che conosciamo meglio, ci sono delle microlingue proprio, per cui la spada si chiama in quel modo e il sacerdote si chiama in quella maniera lì, molto preciso. Quindi io avevo una civiltà da cui attingere affascinante, e allora ecco che il gran sacerdote si chiama Yatiri, ma non è un caso. Nell'antico Aymara, Yatiri vuol dire colui che sa, ed è il nome che ancora oggi nel pueblo sopravviventi, no, di queste civiltà così antiche, Yatiri è, come noi potremmo dire, lo sciamano, il cane che appare a un certo punto nel racconto, Ciribaya, detto Ciri, ma Ciribaya era il nome di una razza di cane peruviana scomparsa, cane pastore, Wailu, l'amore, amore è uno dei tanti modi in cui si chiama l'amore, quello magari puro, quello l'amore perfetto, che compare nel libro con quell'accezione. Quindi un bisogno di concretezza che è andato crescendo dentro ad un romanzo dove sopravvive comunque tanto, c'è tanto di inventato, no? Di fantasioso. Certo. Io penso Certo. che con la parola sciamano siamo entrati in un meandro che non dovevamo, perché non vi libererete facilmente delle prossime domande. No, sto scherzando. Allora, non divaghiamo troppo, cerco di non divagare perché sono argomenti che a me piacciono tantissimo. Io adesso sto conducendo sempre qui su YouTube per Wild TV Channel, ma poi qua sono su YouTube, lo Yoga dei Libri, è un percorso sui libri spirituali e nelle prossime puntate parlerò anche di sciamanesimo, quindi di Castaneda, di come è nato lo sciamanesimo tipico del Messico, per poi arrivare allo sciamanesimo indiano, dell'India e del mondo dello yoga. Però, a parte questa bellissima divagazione di cui magari poi avremo modo di parlare più con magari uno spin-off di questa intervista, ecco, come donna, io ho amato molto questa connessione molto forte che traspare dalle pagine, che c'è con la dea. Perché parlo di dea? Perché tu ne parli, c'è questa città sacra che è consacrata alla dea, e ovviamente è Egea, alla terra, alle energie del femminile. Come mai questa dedica così forte e intensa che tu hai dato? Allora, a questo punto riprendo lo pseudonimo, Milagros P. Benavides, la P non è Patrizia, ma è Pachamama, è un omaggio proprio alla forza creatrice di cui tu parli. Pachamama sta per Gea, è la grande terra, è la madre terra, la grande madre di tutti noi. E perché mi fai questa domanda? Sul perché io ho scelto di focalizzarmi su questa divinità, perché quando sono stata in Perù, quando ho vissuto in Perù, ho avuto un'esperienza incredibile, perché in alcuni luoghi il legame con la divinità, ma il legame non formale, è un legame proprio, il sentirsi parte, no, di una divinità che ci prende tutto.
la terra, che la forza, questa forza femminile, potente e benigna, è così forte e saldo che ancora oggi, se bisogna fare qualcosa che impatta la natura, si fanno delle offerte. La tosatura della vigogna, il primo pelo raccolto è per la Pacciamama, la raccolta della quinoa, l'offerta è per la dea, la costruzione di un ponte, non so, deviare un fiume, un piccolo ruscello. Bisogna fare le offerte in un rapporto di reciprocità. Se io prendo qualcosa dalla natura, io devo dare qualcosa. Allora, mi è risultato talmente tanto forte e vivo che non poteva che essere lei, come dire, il centro intorno al quale costruire un po' la storia. Poi è chiaro che la storia prende anche altri percorsi, sono venute fuori altre idee, però insomma è lei che ha creato questa ispirazione. Che bello. Patrizia, abbiamo parlato di miti e io vorrei anche sfatare alcuni miti. C'è il mito del il fantasy è un genere per ragazzini, per adolescenti, per tardo adolescenti. Cosa ne pensi tu che ami questo genere? Alessandro, ti sorprenderà sapere che io ho conosciuto il genere fantasy quando ho deciso di iniziare a scrivere. Per me il fantasy, non lo so, più azzardato era Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non avevo mai letto fantasy. Invece il fantasy poi mi ha conquistato perché ci sono artisti, autori di fantasy che sono straordinari, non hanno nulla a che invidiare ai grandi scrittori, ma io parlo proprio come tecnica, come capacità di portarti in mondi inventati. Ragazzi, non è facile. Quindi non è affatto un genere per ragazzini, poi certo dipende, ormai un po' tutti ci provano, no? Con questo genere, ci sono vari livelli di fantasy, se penso al Trono di Spade, io ero molto prevenuta, ho letto il primo libro, Alessandro, non mi sono più fermata perché è scritto in una maniera magistrale, quindi sfatiamolo pure questo mito. Io sono una grande lettrice, mi vanto di essere una grande lettrice e devo dire che adesso la mia libreria con scelta, con cura, perché non è che io dico, però è piena di libri fantasy e chapeau, come dire. Quindi no, sfatiamolo assolutamente. Condivido quello che tu dici perché il fantasy adesso poi purtroppo io dico purtroppo nel senso che non mi piace la miriade di sottogeneri e le scatoline in cui ultimamente tanti romanzi si mettono, no? Cioè, ad esempio nel romance ci sono mille sottogeneri, sono le necessità. Sulle necessità del commercio, del merchandising, e il fantasy è suddiviso in miliardi di sottogeneri. Però, come tra virgolette, contenitore, è un contenitore che ti permette di parlare di mito, di mitologia, di poter approfondire, dare una ricchezza incredibile, pari, anche forse superiore, al romanzo storico. Nel romanzo storico bisogna tenersi alla ricerca storica e poi l'autore ha dei margini di libertà. Nel fantasy si possono avere delle solide basi di ricerca, come tu hai dimostrato di aver fatto, e poi anche aggiungere qualcosa di proprio, un sentire, un'intuizione. Tant'è che quando tu parlavi di questa connessione con la madre natura, mi venivano i brividi perché la sento molto anch'io e perché so che niente come nelle popolazioni delle Amerindie e anche appunto degli Inca c'è questa cosa. E mi viene in mente una grande autrice che io amo, è stata il primo grande amore, che è Isabella Allende. E lei accanto alla sagra della Casa degli Spiriti, di cui ho letto tutto, ha anche scritto dei fantasy che sono legati alcuni ingredienti sono degli ingredienti dell'India. Però molto lei mette comunque sempre della civiltà, in questo Certo. caso del Perù.
perché poi lei è cilena, quindi Perù e Cile Certo. sono, anche se poi parliamo di terre enormi, però comunque sono adiacenti, e quindi molte cose adesso mi viene in mente, ecco perché mi ha colpito il tuo romanzo, perché qualche punto di incontro l'ho trovato. Quindi Wow, che no, mi sei Isabella di Allende, una accostamento, eh. bibamble. Comunque hai ragione, anche perché poi Perù, Bolivia, Cile fanno parte di questo mondo, hanno molte cose in comune. La Pachamama, infatti, è comune a queste terre, quindi assolutamente è vero quello che tu dici. Senti, posso farti delle domande un pochino più, tra virgolette, scomode, che poi non sono scomode. La cosa bella dello scrivere e le cose brutte, cioè gli ostacoli, le cose per cui a volte ti sei scoraggiata, che dici adesso mollo, è un inferno, non ne vale la pena. E poi lascio l'ultima domanda ad Alessandro. Allora, le cose belle dello scrivere, cominciamo dalle cose brutte. Allora, le cose belle dello scrivere è la ricerca che si fa, ti faccio un elenco, la ricerca che si fa per scrivere, inventarsi mondi, andare a scavare, immaginarsi luoghi. Io disegno molto, quindi questi layout su luoghi che mi ricordo, da immaginare le cose. Questo lavoro minuto. Il bello dello scrivere è alzarsi di notte perché ti è venuta un'idea, non puoi perderla, sentirsi continuamente in gioco, sapere che probabilmente questa cosa non andrà in porto, però a te piace. E va bene così. E sapere che stai facendo qualcosa che ti appartiene, come un figlio, in fondo, è una creatura che, voglio dire, nasce bruttina, un po' storta, ma è figlio tuo, quindi stai facendo qualcosa che è tuo, quindi è una roba che mi ha appassionato. Le cose brutte sono che comunque la scrittura, è un'attività difficile, molto complessa. Scrivere significa riscrivere, significa buttare, significa cambiare, significa chiedere, avere tanta modestia. E scrivere significa anche sapere che forse stai sbagliando e che forse te lo diranno, che puoi migliorare, però non vorresti, vorresti arrivare al capolavoro in prima battuta e non avere più tempo per te scrivere, perché poi voi siete scrittori entrambi, significa dimenticarsi, no, gli orari umani, perché comunque magari facendo anche altro, la scrittura è una tiranna, quindi ti prende e stai lì, se c'è un'idea non puoi mollare perché si è fatta ora di cena, per dire. Quindi questo diciamo che è un po' l'aspetto, quella asocialità da creazione, questa è un po' la cosa faticosa, no? Proprio la fatica della creazione, della creatività. Ora, io uso delle parole come creazione e creatività con un'immensa modestia, naturalmente. Cerchiamo di intenderci. Però guarda, no, è bello vedere, sentire questa passione che si rispecchia anche in questo libro, che devo dire è bello per tanti aspetti, come dicevamo, ma è bello anche perché, e questo altro mito da sfatare, è un libro che, pur essendo in self-publishing, è un libro di grandissima qualità, estremamente curato, non ho visto nessuna sbavatura, nonostante sia un libro corposo, insomma, qualcosa di veramente, ma si vede tutta questa passione, tutto questo amore che hai avuto, che hai per la scrittura e per questa storia che appena uno ti lascia libera, si vede che proof party, che si comincia a raccontare dei personaggi. E tutto il resto è molto bello. E insomma, l'ultima domanda, perché poi dobbiamo chiudere, come ti ricordava Silvia, tutti questi personaggi li rivediamo presto? Su cosa stai lavorando? Li rivedrete, perché Mui è terminato, ma ci sono delle vite che devono essere risolte. Diciamo che in fase di elaborazione, non posso dare un tempo perché appunto, chissà, però sì, certo, li ritroverete senz'altro. Dopo aver imparato tanto con questa prima fatica, deve andare in porto la seconda e quindi deve esserci il sequel.
L'aspetteremo con ansia, vero Silvia? Sì, veramente merita. Consiglio di nuovo Muia della nostra autrice Milagros P. Benavides. Invito tutti i nostri amici a iscriversi al mio canale YouTube Silvia Alonso Writer, perché sta partendo il cannocchiale letterario e le interviste del cannocchiale è già una realtà, come vedete, e chi volesse proporci i libri meritevoli di essere recensiti live da me, Alessandro e dagli altri collaboratori che collaborano con la rubrica, molto volentieri. Quindi contattate pure Alessandro Quadri di Cardano sul suo Instagram, da me mi potete contattare sui social Facebook Silvia Alonso Writer, Instagram Silvia Alonso Writer. E ho anche il mio blog www.silvialonsowriter.com o.it. Ringrazio i nostri spettatori e ringrazio tantissimo Milagros, Muia, il ritorno di un eroe, un fantasy assolutamente innovativo, un fantasy con una prosa avvincente, ricercata ma coinvolgente, avvolgente. Legato alla grande idea, quindi un fantasy, un inno alla femminilità, quindi un fantasy che può coinvolgere benissimo gli uomini perché è avventura pura, si sentono i brividi, si vola insieme a questi uccelli enormi della mitologia inca, civiltà precolombiane, ma che coinvolge molto anche noi femminucce perché c'è proprio un inno alla dea madre. E poi con un finale di cui non abbiamo parlato, ma comunque si viaggia anche nel tempo perché da un tempo mitico poi si arriva a una modernità e anche una città moderna, giusto? Noi spoileriamo ulteriormente, Muia. Ringrazio tutti i nostri amici del Cannocchiale Letterario e vi do appuntamento alla prossima puntata da Silvia Alonso ad Grazie, Alessandro. grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buonasera.